Ciao amici di Play Latina Web TV, siamo sempre Claudio e Loretta di Salsa Caribe Dance e siamo a proporvi una nuova puntata del nostro percorso di salsa portoricana. Nella puntata precedente vi abbiamo fatto vedere, ho cercato di insegnare, di proporre un minimo di gestualità. Ora applichiamo quello che vi abbiamo fatto vedere l'altra volta, cioè vi facciamo capire il perché le braccia, diciamo, devono essere tenute in una certa maniera. Passo la parola a Loretta. Allora, giustamente come ha detto Claudio, ricollegandoci un po' alla puntata precedente, l'importanza delle braccia, di non doverle mai tenere giù così, in questo modo, vi facciamo capire perché. Oggi andremo a vedere una prima figura, chiamiamola base check, dove balliamo sempre sì in coppia, ma non siamo in posizione chiusa, ma bensì in posizione aperta, e viene chiamata base check. La prima volta la facciamo girata a questa parte, in modo che riusciamo a farvi capire bene quello che prima Claudio vi voleva spiegare. Allora, base check non è altro che la nostra base mambo, che abbiamo già visto nelle puntate precedenti, però eseguita in coppia, ma in posizione aperta. Posizione aperta vuol dire sempre le braccia non devono essere mai troppo tese, in questo modo, perché vuol dire che siamo troppo lontano, diciamo, è poco carina da vedere. Quindi mi raccomando, sempre la piegatura del vostro braccio, quindi questo sia per la donna che per l'uomo. Anche qui vedete l'uomo a mano a cucchiaio, io lo chiamo, la donna si appoggia, e qui cominciamo a parlare anche un attimino di controguida. Difficile da spiegare la controguida, perché comunque questa è la parte, diciamo, importante per poi l'esecuzione di tutto il resto delle figure che vedremo molto più avanti, logicamente. La controguida cosa vuol dire? Che non deve esserci mai il braccio molto morbido, perché se io rimango morbida, io non do controguida. Prova a darmi un comando, il mio gomito farà questo. Vuol dire che io non do controguida. Quando lui parte, vedete, il mio gomito non deve mai andare dietro. Questa viene chiamata controguida ed è importantissima per l'esecuzione poi di tutte le altre figure. Detto questo, che è un po' difficile adesso da comprendere, ma piano piano impareremo a comprendere anche questa cosa, andiamo a vedere l'esecuzione della base check. Quindi, come dicevo prima, non è altro che una base che abbiamo fatto finora, la base mambo, senza movimento. 1, 2, 3, 5, 6, 7. Fino a qui tutto in regolare. Andiamo a vedere check, che cosa vuol dire. Attenzione, primi tre passi. 1, 2, 3. Braccio, vedete che dov'è il mio braccio? Quello dell'uomo anche. Non è giù a penzoloni, ma sempre qui, pronto a ricevere altri comandi. In questo caso abbiamo eseguito il passo 3. L'uomo presenterà la sua mano. Andando avanti, la donna si appoggerà alla sua mano. È come una respingerla. 6, 7. Qui anche qui è importante la controguida. Cosa vuol dire? 1, 2, 3, mi appoggio, 5, 6, 7. L'uomo deve fare una specie di respingere la donna al 5 ti blocca, al 6 ti rimanda un pochino indietro, senza esagerare, logicamente, altrimenti cadiamo gambe all'aria. Quindi 1, 2, 3, 5, 6, 7. Se io non do una certa controguida, quello che vi spiegavo prima da questa parte, stessa cosa qui, cosa succede? Vi faccio vedere quando dico la mano, come chiamo, dico a scuola, mano morta, e succede questo, 1, 2, 3, 5, 6, 7. Altra cosa importante, non bolle, non brucia, quindi 1, 2, 3, mi appoggio, 5, 6, 7, non scappo subito. Spero di essere stata chiara. E ci vediamo alla prossima puntata. Ciao a tutti!